Ciao Gary, benvenuti nel viaggione che ci siamo fatti io e Rosa nell'estate del 2022. Abbiamo fatto il giro di Spagna in van, esplorandola da nord a sud e ritorno, passando per il centro. Buona visione! Finalmente in partenza. Stiamo facendo benzina qua a Bergamo al prezzo di 1,79 euro. E niente, vediamo nel corso della strada quali saranno i prezzi. Partenza in ritardo di 1 ora e mezza. Abbiamo avuto difficoltà con il portabici, il peso delle bici faceva sì che la portiera fosse leggermente inclinata, quindi abbiamo preso una cinghia e l'abbiamo agganciata alle barre sopra in modo da avere un po' più di stabilità. Vedremo come andrà. Qui è dove segneremo tutte le spese che faremo lungo il viaggio. Il primo è BG 14 litri 20,19 euro, fatto dal nostro super grafico. Si mangia buono. 250 grammi di pasta. Ovviamente da smezzare. E ovviamente ogni volta che viaggi in macchina, in moto, quello che è, appena inizi a viaggiare, si accende la spia del motore. A quanto pare sono gli iniettori sporchi, quindi immagino dovremo fare il diesel che costa tanto. Si spera che si sistemi, ma pagheremo 2,50 euro al litro. Spoiler, non erano gli iniettori, era la di blu. Non comprate una macchina di blu, ne riparliamo. Non siamo ancora usciti dall'Italia. Cioè, è quasi sera, ma stiamo scherzando. Ecco, coda al confine. Dopo un'ora di coda, Bienvenue! siamo in Francia. Siamo a Fréjus e abbiamo appena comprato l'additivo sperando faccia miracoli per il nostro problema. In tarda serata arriviamo a Berletan, un laghetto vicino Marsiglia, dove passiamo la prima notte in van. Facciamo che non entriamo direttamente nel lago. E ci sono altri camperisti. Di fronte al lago, domani ci svegliamo con il lago di fronte, bello! Che bella roba, c'è anche la spiaggetta. Non si vede molto, ma sì, eccolo. Qui a Béziers, questa la capiranno in pochi. E intanto abbiamo aggiunto l'additivo al gasolio, ovviamente gasolio quello di qualità, speriamo bene. Siamo in Spagna, Barcelona. Ora 3 km usciamo da questa super strada e poi siamo praticamente arrivati. Pedaliamo verso il centro di Barcellona. Dopo aver pedalato lungo tutta la Barceloneta, 10 km, ci fermiamo al Can Fisher, ristorante in riva al mare, dove assaggiamo le patatas bravas e un arroz alla seppia. Buone! Allora io mi prendo questa parte qua. Ah, ma è poca! Paella con riso nero e seppie, vogliamo sapere se è secondo me è buono. bollente proprio a morte. È molto buona. Siccome non ho finito la mia paella, ovviamente c'è lui che fa da spazzino. Volentieri, è molto buona. Eccoci a pedalare per le vie malfamate di Barcellona, direzione Park Güell, almeno 40 minuti di bici. Pedala, pedala. Pausa acqua. Grazie. Dopo una salitona della Madonna, sfiancante, siamo arrivati. Sì, siamo
sudando 80.000 camicie, non 7. Cos'è che hai preso te? Jamon ibérico. Come? Jamon. E io un veggie patè. Una cucchina bella fresca. Sagrada Famiglia con una gru? Sagrada Famiglia con una gru? Beh, è il minimo, c'è sempre. Casa Milà, a.k.a. La Pedrera. Casa Batlló. Hello from Plaza de Catalunya. La Rambla, la cattedrale con un bel billboard pubblicitario piazzato sopra. Andiamo a mangiare qualcosa di squisito, si spera. Un buon odorino che c'è in giro. E prenderemo questo e questo. E questo. Assaggiamo il primo. Buono? Allora proviamo questo, se non mi cade tutto. Pomodoro cipolla, buoni. Poliziotta stava per farmi una multa perché avevo il cellulare in mano mentre andavo in bici. Effettivamente stavo facendo delle riprese un po' pericolose. E dopo gli assaggini di pesce a 18 euro, delle empanadas a 4 euro. Per rimediare. Per saziarsi più che altro con poco. E rimediare un po' il prezzo. 12 euro a testa per cena. Bene, adesso cambiamo appartamento. Perché Daniele ha sbagliato a prenotare. Ha prenotato una notte in meno dove siamo stati fino ad ora. Che il nuovo appartamento sarà dietro l'angolo, 600 metri da qui. Però questa è una zona bella. E il nuovo appartamento sarà tipo nella periferia più malfamata, che sembra, non sembra Barcellona, sembra Bogotà. C'è un elefantor gigantos. Abbiamo fatto il cambio di appartamento, abbiamo lasciato soltanto i bagagli perché ci tiene comunque le tre. Abbiamo fatto spesa, abbiamo preso cibo per la colazione e per gli altri giorni. E adesso siamo al parco della Cittadella. 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 E qui c'è questa cosa, dovrebbe essere una fontana ma è senza acqua, c'è puzza di muffa. Qualcuno che cerca di saltare su un elefante, tada! Da mettere per bene in loop. Essendo una bicicletta da 10 euro, il cambio si è tipo non disintegrato, si è smollato a caso. Quindi adesso provo a ripararlo. Dovrei stringere soltanto un cavo, vediamo se funziona. Ci sono più o meno riuscito, nel senso che ho guadagnato qualche marcia, almeno posso fare le salite. Pranzo con boccadillos. Il mio pollo. Il tuo pollo. Io jamon iberico. Jamon. Pork. Come si dice in italiano? Maiale. Maiale, sì. Maiale e chorizo. Bici al mare. L'ultimo pomeriggio a Barcellona lo passiamo al mare, in totale relax. Andiamo poi a sfondarci di cibo al Cevis Risto Bar. Degno saluto a Barcellona. Ah, gamberoni e hamburger di salmone. E qui si conclude questa prima tappa del viaggio, da Bergamo a Barcellona. Grazie mille per aver guardato questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, condividete e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi episodi. Ciao!